Ora, questo non è un discorso nuovo, è la continuazione della prima parte, e poi vedete c'ha i titoli, base fisiologica, corpo, spirito, anima, base caratterologica, psicologica, qualità e aetitas da realizzare, e il campo pedagogico formativo della forma vitae. Ora questa parte è più corta, cioè la parte più lunga era con meno tempo, ora la parte più corta è con molto più tempo. Così io posso parlare più lento a favore dei traduttori, ma spero che voi non vi addormentate. La base fisiologica dell'antropologia francescana, corpo, spirito e anima. Esaminando l'antropologia dei francescani da più vicino, non possiamo non contestare un certo dualismo fra corpo, materia da una parte e spirito, anima dall'altra parte, come base fisiologica dell'uomo e del suo mondo. Un testo esemplare per questo antagonismo possiamo trovare nel primo capitolo dell'Itinerario della mente in Dio di Bonaventura. Leggo un testo. Infatti, per noi uomini, nella nostra attuale condizione, l'intera realtà costituisce una scala per ascendere a Dio. Ora, tra le cose, alcune sono vestigio di Dio, altre sua immagine. Alcune sono corporee, altre spirituali. Alcuni sono temporali, altre sono immortali. E pertanto alcune sono fuori di noi, altre invece in noi. Di conseguenza, per pervenire alla considerazione del primo principio, che è puro spirito, eterno e trascendente, è necessario che passiamo prima attraverso la considerazione delle sue vestigia che sono corporee, temporali ed esterne a noi. A questo significa essere condotti sulla via di Dio. È necessario poi che rientriamo nella nostra anima, che è immagine di Dio, immortale, spirituale ed è in noi. E questo significa entrare nella verità di Dio. È necessario, infine, che ci eleviamo a ciò che è eterno, puro spirito e trascendente, fissando con attenzione lo sguardo sul primo principio, e questo significa allietarsi nella conoscenza di Dio e nell'adorazione della sua maestà. La visione fisiologica dell'uomo ci porta davanti alla visione dell'antagonismo fra le dimensioni materiale e la dimensione spirituale di tutta la realtà. In mezzo alle creature, l'uomo è visto come unica creatura composta dalla materia corpo e dalla dimensione spirituale. In questo senso, l'uomo funge quasi come ponte fra la realtà materiale del creato e il mondo spirituale vicino a Dio. Con questa dottrina, la tradizione francescana segue, come quasi tutta la scolastica,
di più la filosofia greca e il suo dualismo, e segue meno la visione più unitaria del pensiero ebreo nella Bibbia. Qui troviamo un distacco fra la visione che segue la visione greca e la base Bibbia della Bibbia che si presenta nei testi biblici. Seguendo questo dualismo del mondo greco, la tradizione francescana non sempre è libera di un certo disprezzo per le cose materiali e il corpo, favorendo la dimensione spirituale. Possiamo anche trovare nella vita dello stesso San Francesco un disprezzo della dimensione corporale che spesso si fa anche strada nelle ammonizioni formativi per la vita cristiana in genere e la vita religiosa in particolare. Ciò nonostante, i pensatori francescani non cadono, come tanti altri autori cristiani, nella trappola del manicheismo. Che si salvano di questo alla sua origine nella convinzione teologica che lega il corpo umano e il mondo materiale alla incarnazione del Figlio di Dio. Per i frati, Gesù Cristo ha preso il carne umano nel vero senso della parola e così ha santificato anche la parte materiale del creato. Questa convinzione ci possiamo trovare in modo rudimentale nel pensiero dello stesso San Francesco, che afferma nella sua quinta ammonizione che l'uomo è creato e formato ad immagine del Figlio di Dio secondo il corpo e nella somiglianza secondo lo spirito. Il corpo in questa visione positiva costituisce la condizione dell'essere nel mondo e del poter entrare in relazione. Il corpo è il mezzo per andare verso Dio e verso gli altri. Egli stesso nel suo Figlio, Dio stesso nel suo Figlio, ha preso la forma umana secondo la quale è stato formato il corpo umano. Il corpo, l'elemento fisico dell'uomo, è quindi un'immagine del Figlio di Dio divenuto uomo. Francesco ha davanti agli occhi la teologia, la cosiddetta teologia del homo assumptus, e riconosce in Gesù Cristo, secondo l'inno della lettera ai Colossesi, il primogenito di tutta la creazione. In questa visione, che spiega il corpo dell'uomo come immagine del Verbo di Dio divenuto carne in Gesù Cristo, si trovano i primi avvii di quella tesi discussa nella teologia francescana, tesi che giunge fino alla teologia del universale primato di Cristo, che è il primo motivo dell'incarnazione del Verbo, e da vedere nel fatto dell'uomo assuntus come l'uomo primogenito, l'originale dell'essere umano, l'esemplare primogenio dell'uomo anche nella materia. L'uomo si distingue dalle altre creature per l'elemento spirituale, quale espressione della sua somiglianza con Cristo e quindi della somiglianza divina. Per Francesco è proprio questo elemento spirituale che fa l'uomo secondo l'esemplare primogenio Gesù Cristo, che gli rende possibile l'autotrascendenza verso il Creatore. Di conseguenza, per la realizzazione dell'uomo autentico nella sua capacità di rapportarsi a Dio, è d'eccessiva importanza
di fare attenzione ad avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Per Francesco, l'alta dignità dell'uomo consiste nell'essere immagine e somiglianza di Cristo con l'elemento materiale corpo e l'anima spirito. La portata di questa realtà della creazione è decisiva. L'uomo con corpo e con spirito è icona di Cristo. Affermazione teologica spirituale riguarda all'uomo che equivale ad un elemento essenziale con carattere esistenziale. Ancora prima di qualsiasi teologia battesimale, che negli scritti di Francesco non è facile trovare. Francesco quasi mai parla del battesimo. Ma per Francesco, l'uomo c'ha a causa della sua esistenza, per così dire, dalla nascita, e connesso con Cristo, con il suo corpo e con la sua anima. Si può parlare dell'uomo cristocentrico non solo nella dimensione teologica spirituale, ma anche sul livello fisiologico. Probabilmente per questa visione di Francesco, Francesco poteva, in un certo senso, eventualmente riconoscere anche negli non fedeli l'uomo cristocentrico. La visione cristocentrica sulla base della incarnazione che Francesco applica al corpo e alla dimensione spirituale dell'uomo, anche Bonaventura applica conseguentemente a tutto il creato. Così scrive Bonaventura nel suo De Reductione. Leggo il testo. Per una ragione analoga è possibile argomentare che non può esservi nell'universo la più alta e la più nobile perfezione se le tre nature, quella che ha in sé la ragione seminale, quella che ha in sé le ragioni intellettuali e quella che ha in sé le ragioni ideali, non concorrono a costituire una sola persona, il che è avvenuto nell'incarnazione del Figlio di Dio. Tutta la filosofia naturale mette in evidenza, secondo un rapporto di proporzione, la parola di Dio nata e incarnatasi per essere l'alfa e l'omega, nata cioè in principio e prima del tempo, ma incarnatasi alla fine dei tempi. Cioè l'incarnazione di Cristo presentato per santificare tutte le diverse possibili forme delle creature, anche quelle materiali. Così anche Bonaventura formula la cristocentricità della materia in relazione alla incarnazione. Sulla base di questa visione, la tradizione del pensiero francescano riesce a superare un forte dualismo fra materia corpo e spirito anima a favore di una dualità positiva. Così, nel caso della tradizione francescana, non possiamo più parlare di dualismo, ma parliamo di dualità. Corpo e spirito si ritrovano in una relazione reciproca di insieme. Una relazione nella quale lo spirito forma e guida il corpo, ma nello stesso momento ogni anima vuole il suo corpo e non può stare senza il suo corpo. Per questo si confessa nel credo la risurrezione della carne. La dimensione spirituale che guida la dimensione corporea materiale si attua attraverso
l'operare delle diverse categorie dell'anima, la memoria, l'intelligenza e la volontà. Queste categorie attive dell'anima sono viste come impronta della Trinità per formare l'uomo ad immagine della Trinità. Queste categorie dell'anima includono le potenze ragionevoli della conoscenza, come la ratio e l'intellectus, inoltre la volontà come medio della libertà, il cosiddetto liberium arbitrium, e infine la coscienza come istanza del giudizio. Tutte le categorie che appartengono nella visione all'anima. L'anima comprende tutto ciò che fa dell'uomo un uomo e lo distingue da un animale. Però anche con queste categorie dell'anima, l'uomo non basta a se stesso. Perciò deve mirare a Dio. L'anima in cammino mirando il fine ultimo che non può raggiungere con proprie forze. Per questo è assistito dalla grazia divina. In questo cammino l'anima è unita al corpo in una reciproca necessità. Come l'anima con le sue categorie spirituale forma il corpo e guida il cammino dell'uomo verso Dio, la formazione proposta dalla tradizione francescana punta qualche volta unicamente sul modellare l'uomo nella sua dimensione spirituale, per realizzare sempre di più il suo essere creato in vista del divenire un'immagine di Dio. Rendendosi conto che qui stiamo parlando e presentando una concezione scolastica e medievale dell'uomo che non corrisponde più in tutte le sue dettagli a una conoscenza moderna, dobbiamo dire anche una parola dal punto di vista attuale, altrimenti sono un medievista. Dal punto di vista attuale si deve contestare alcune affermazioni venendo dalla antropologia odierna che si basa sulla conoscenza innegabile della medicina, dello studio della fisiobiologia dell'uomo e in modo particolare della neurologia. Qui possiamo notificare che le categorie dell'anima, memoria, intelligenza e volontà con le loro potenze non sono state abolite, però adesso sono attribuite al cervello. Il vivace dibattito degli anni passati se queste categorie, per dire con il nostro linguaggio spirituale, sono totalmente derivante è dipendente dalla base fisiobiologica e neurologica, o se le categorie oggi attribuite al cervello e non più all'anima trascendono la loro base corporale di un cervello funzionante, trova ultimamente un proposito concordato e accettato da una maggioranza di specialisti. Possiamo affermare che ormai solo una minoranza di ricercatori mantiene una visione puramente materialista. La maggioranza, con diverse sfumature, afferma che le nostre categorie e le loro potenze spirituali richiedono una base fisiobiologica e neurologica nella struttura materiale del cervello, però non possono essere identificati nel loro insieme totalmente con la base materiale e fisica del cervello. Cioè,
La dimensione della vita spirituale vuole, per esempio, la scintilla della trasmissione sinaptica dei neuroni, però non si esaurisce in questo funzionamento. Rimane aperta la possibilità della trascendenza. I risultati non ci portano a una visione totalmente materialista, però non si può nemmeno mantenere un dualismo fra materia e dimensione spirituale. La dimensione spirituale vuole una base fisiobiologica e neurologica per potersi sviluppare. Dall'altra parte, senza un input che viene dall'ambiente, dalla cultura, oppure della fede in Dio, l'attività cerebrale sarebbe un funzionamento senza pensiero, che probabilmente fa muovere i membri di un corpo, però senza significato. Cioè, il funzionamento cerebrale è necessario, però solo da sé non conferisce significato. Il solo funzionamento cerebrale facesse dell'uomo un computer, senza pensiero proprio. La seria neurologia riconosce oggi che attraverso una evoluzione fisica, biologica, il cervello dell'uomo offre una base fisica, biologica e neurologica per l'agire umano. Senza questa base, l'uomo non può pensare né agire. Cioè, senza cervello, non possiamo nemmeno relazionarci. Tuttavia, questa base si è sviluppata congiunta ad una dinamica progressiva delle relazioni, dell'agire in un contesto sociale e del muoversi in un ambiente correlativo. Tutto questo progredire ha portato al nostro cervello odierno, che in un continuo operare complesso e in gran parte inconscio, offre le possibilità del pensare e dell'agire, ma senza determinarli nei dettagli. Anzi, l'uomo è spinto dal suo cervello di prendere decisioni per l'interagire nel suo ambiente vitale. Molti atti nella vita quotidiana l'uomo compie come riflesso, quasi automaticamente, ma egli non è condannato all'automatismo, perché il funzionamento neurologico del cervello richiede una certa formazione e una certa educazione per essere adatto alle diverse situazioni che la vita relazionale dell'interagire nel mondo richiede. In questa dimensione, i rappresentanti della neurologia odierna riconoscono anche il ruolo della volontà e della libertà. Sulla base di una forte disposizione neurologica, l'uomo deve formare e educare la sua disposizione nel interagire con il suo mondo per essere capace di volere il giusto, di volere il buono e per muoversi dietro i valori della vita. La scienza della neurologia non solo conosce sempre di più la complessità della predisposizione del cervello umano, ma ha scoperto anche che ognuno e ognuna ne ha il suo cervello. Ognuno ha la sua testa. Questo ci sappiamo da molto tempo. E questo è visibile anche fisicamente.
nelle diverse modulazioni esterne. Queste modulazioni non sono casuali, ma hanno da fare con il proprio carattere, con le proprie doti e forze, ma anche con le proprie debolezze. Questa base fisica, biologica e neurologica è la dimensione del cervello che deve essere educata e formata. Credo che qui troviamo il nostro aggancio per la visione francescana della persona e della personalità, che ha la sua base naturale, ma che deve essere promossa, formata, educata, approfondita e stimolata alla maturazione. Il compito più nobile di questa formazione, di questa educazione, è aiutare a far maturare la potenzialità della libertà attraverso la sequela di Cristo, che ha donato tutto se stesso nell'amore per ridarci la nostra libertà di essere figli e figlie di Dio. Il punto 6, la base caratterologica, psicologica, qualità e haecitas da realizzare. Innanzitutto Bonaventura, un suo discepolo Pietro Giovanni Olivi ed un Scotto hanno dimostrato la finezza introspettiva della libera volontà che costituisce la persona elaborando alcune qualità che fondano e caratterizzano l'essere persona. Forse adesso qualcuno è sorpreso. Parliamo di qualità che suonano già l'inizio del pensare nella modernità. Sono loro adesso che usano queste parole. Citazione di queste parole. Autodeterminazione. Autodominio. Autoriflessione. Autonomia. Autocoscienza e infine autotrascendenza. Parole che sembrano moderne, ma che sono state introdotte anche da questi pensatori francescani. Importante è quale definizione i nostri francescani davano a queste qualità delle persone. Definizione che loro per il loro tempo consideravano argomenti della psicologia umana. Certo, non ha nulla da fare con la psicologia odierna, ma loro consideravano questo la parte psicologica della creatura umana. L'autodeterminazione è la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Io sono responsabile per le mie scelte e devo per questo assumermi le conseguenze. Non posso nascondermi nemmeno dietro una qualsiasi obbedienza, perché anche l'obbedire è una scelta. Io ho scelto di obbedire, è la mia responsabilità. L'autodominio è visto come padronanza di sé, una padronanza sulla propria volontà nel limite di una libertà possibile. La padronanza dirige e controlla i propri atti, specialmente la padronanza sul mondo dei sentimenti che eccitano l'essere umano. Questo autodominio come padronanza serve per non diventare semplicemente oggetto dei desideri, dei sentimenti o delle suggestioni o di una manipolazione qualsiasi.
L'autoriflessione serve per sviluppare la libera coscienza su quello che io penso e quello che io faccio, e la capacità di valutare tutto questo. Io possiedo, citazione, io possiedo me stesso in quanto sono capace di una autoriflessione. L'autonomia si manifesta in un mio proprio che mi distingue da tutti gli altri. Questo proprio è riconosciuto come dono di Dio. Infine, l'autocoscienza è vista come disponibilità di accettare me stesso così come sono, con le mie forze, ma anche con i miei limiti. L'autotrascendenza legata all'essere creatura con una struttura dialogica e la chiamata alla vita relazionale. Ora, queste qualità non si danno perfettamente, ma devono essere sviluppate e maturate durante il percorso della vita, sempre di nuovo secondo le circostanze. Ecco, abbiamo qui un programma di formazione al tempo dei nostri grandi francescani. Formare queste qualità. Sviluppare queste qualità vuol dire formare la propria personalità e raggiungere la propria dignità nella libertà. Più che queste qualità della persona sono maturate, più libero diventa l'uomo. Questa libertà maturata sulla base delle qualità di persona diventa condizione per la giusta relazione con se stesso, con il mondo circostante, con gli altri e in modo particolare con Dio. Anzi, la tradizione antropologica francescana vede in questa libertà il fondamento necessario per entrare in una autentica relazione. Perché le qualità maturate liberano quasi la capacità di mettersi in relazione. Essere libero per relazionarsi è visto come condizione dell'essere veramente creatura umana, come immagine di un Dio che in se stesso si rivela come relazione di amore e di comunione. Così la libertà non è vista come un essere libero di, ma come un essere libero a favore di. Una parola qui fa la differenza. Non essere libero di, ma essere libero a favore di. In fondo, un essere libero di se stesso a favore dell'altro. Questa libertà di essere libero a favore di, che diventa possibile sulla base delle qualità di persona, è vista in una dimensione di amicizia. Chi è libero a favore dell'altro è capace di creare amicizia. L'amicizia, come dono gratuito, è vista come frutto della libertà. Una tale amicizia nella libertà, sulla base della propria personalità, culmina nel dono di se stesso a favore dell'altro. Conseguentemente, la tradizione francescana vede nella panoramica di tale antropologia Gesù Cristo come l'uomo più perfetto. Gesù nella sua vita umana aveva dimostrato pienamente tutte le qualità della persona fino al dono della sua propria vita a favore degli altri. Per questo Gesù è il vero uomo, il modello antropologico della umanità. L'accenno biblico al Vangelo di Giovanni mi sembra ovvio. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
Da Alessandro Hales ad un Scotus tutta la tradizione si interroga sulle conseguenze di questa visione antropologica, le conseguenze nella vita e sull'agire umano. Codesta questione pratica nasce intorno alla interpretazione della coscienza. La coscienza è vista come la capacità di riconoscere il bene e di distinguerla dal male. La coscienza così è un principio di conoscenza legata alla dimensione spirituale dell'uomo. Una luce che indica il bene e rifugge il male. Come principio di illuminazione spirituale indica alla ragione pratica la via verso il bene da seguire volontariamente. La coscienza trasmette le convinzioni della fede alla prassi dell'agire umano. L'uomo deve seguire sempre la sua coscienza, anche se sbaglia, perché è l'unica istanza morale alla quale lui in modo diretto tiene accesso. Certamente, questa coscienza deve essere nutrita e formata per poter indicare sempre meglio, senza grave sbagli, la via retta da seguire verso il bene che si rivela nella fede. Ora, per poter corrispondere al proprio essere una persona con dignità, l'uomo deve mettere alla base del suo agire un atto della libera volontà che nasce dal supporto dell'intelletto e della coscienza. L'intelletto informa la propria volontà sulle diverse possibilità dell'agire. La coscienza informa la volontà quale di queste possibilità dell'agire corrispondono al bene. In un certo senso, l'intelletto e la coscienza indicano alla volontà le vie per un agire, e la volontà, nel limite della sua libertà, sceglie se vuole o no agire, e se vuole agire su quale vie e con quali mezzi vuole muoversi. In questa situazione, Scotus spiega, la persona in genere si trova nella condizione di agire secondo l'affetto comodo, affectio comodi, cioè normalmente facciamo quello che sembra comodo a noi. O si potrebbe agire secondo l'affetto della giustizia, affectio justitiae. L'affetto comodo mira un oggetto per il mio proprio benestare, con un amore interessato. Loro lo chiamano amor concupiscentia. Mentre l'affetto della giustizia mira un oggetto vedendo il suo bene proprio, cioè vedere il bene proprio di questo oggetto, e volere l'oggetto così con un amore puro. Non lo voglio più per me, ma lo voglio perché è bene. E questo loro chiamano amor amicizia. La libera volontà si gioca fra questo affetto comodo e l'affetto della giustizia. Qui sta anche la base dell'agire etico e morale. Non è visto come un male agire solo con l'affetto comodo e con un amore interessato. Qualche volta l'uomo non è capace di fare di più.
e in alcuni casi è anche necessario per la propria sopravvivenza. Cioè agire sul livello comodo non sempre immediatamente è considerato un peccato, qualche volta è necessario. Però, così dicono, non è perfetto. L'uomo come immagine di Dio è chiamato all'atto della giustizia, cioè dell'amore disinteressato, per poter ricercare il bene in sé. Per questo il vero amore è un atto della volontà con il quale la persona che ama non cerca la sua propria utilità e non il proprio piacere, però cerca il bene dell'altro e a favore dell'altro. La libertà consiste essenzialmente nella volontà di raggiungere questo agire nell'amore. La libertà è vista come una inclinazione della volontà verso il retto amore per poter amare l'oggetto per se stesso e per trovare il piacere nella bontà e nel bene dell'oggetto mirato. Cioè io sono felice non perché una cosa mi serve, sono felice perché l'oggetto in sé è bello, in sé è buono. Naturalmente, una tale libertà richiede la sua perfezione nell'amore di Dio attraverso la propria fede praticata. Con questa vita della fede che mira verso la libertà capace di amare, si raggiunge la piena maturità dell'essere persona. La persona si realizza nell'agire della prassi dell'amore. Una citazione di Scotto. Un agire eticamente e moralmente non è semplicemente un dovere, ma l'agire eticamente e moralmente corrisponde al proprio essere una persona, alla propria aetitas. Se io agisco bene, non lo faccio perché devo fare il bravo, ma perché fare il bene corrisponde al mio essere. L'essere persona con tutte le qualità maturate si dimostra e si realizza quasi nella prassi della vita quotidiana attraverso un agire che rispecchia la propria personalità. Arriviamo all'ultimo punto. Campo pedagogico formativo della forma vita. Da una parte, l'essere persona è considerata dalla tradizione francescana inerente alla natura umana, in quanto dal punto di vista religioso si tratta di un dono di Dio, che uguali la creatura umana a Dio come suo immagine. In questo senso, l'essere persona è una dignità che appartiene all'uomo sin dal primo momento come carattere e diritto inviolabile. Dall'altra parte, l'essere persona deve essere sviluppata attraverso la maturazione delle diverse qualità che caratterizzano nella prassi della vita l'essere persona. Per dirlo così, l'uomo deve realizzare nella prassi del suo agire il suo essere una persona, in quanto egli diventa una personalità maturando le sue qualità. Cioè, solo una persona, perché ci sono, perché è dono di Dio, ma durante la mia vita devo maturare, sviluppare le qualità della persona per diventare una personalità.
E difatti, molte volte nella vita quotidiana di qualcuno che noi pensiamo è una persona matura, noi diciamo, ma questo è una personalità. Ci troviamo qui davanti un percorso umano della vita che richiede lo sforzo della educazione e della maturazione. Per questo la tradizione pedagogica della visione francescana va molto oltre del far sapere le conoscenze delle varie materie. Non basta conoscere le costituzioni generali, anche se è importante. La tradizione pedagogica francescana punta di più sull'accompagnare l'uomo nel suo percorso di far maturare le qualità umane e personali che possiede. Al centro stanno in modo particolare quelle capacità che aiutano ad una vita comunicativa fraterna, le qualità che servono a relazionarsi in modo giusto con se stesso, con gli altri, con il proprio mondo e anche con Dio. Il nucleo formano le qualità della empatia, della comprensione, della misericordia e del perdono, della sincerità e della franchezza, della sollecitudine e della cura, del rispetto e della sensibilità, della semplicità e dell'umiltà, dello spirito di servizio e dell'amore. Una tale formazione dell'essere una personalità si qualifica peculiarmente attraverso l'ispirazione evangelica. I valori del Vangelo e del Regno di Dio che non si fanno conoscere attraverso l'insegnamento teoretico del dogma, io sono dogmatico, è la mia professione, o dei precetti morali, ma che si interiorizzano nella propria personalità attraverso la pratica della sequela di Cristo nella realtà di ogni percorso, nella realtà di ogni giorno. Così la formazione e l'educazione francescana punta sulla interiorizzazione di valori per via della incarnazione nella realtà del vissuto. Non si tratta di una spiritualizzazione della vita, ma piuttosto di uno stile che fa imparare i valori dell'essere persona praticandoli, facendo si impara, imparando si interiorizza, interiorizzando si trasforma il proprio essere secondo la vocazione del divenire sempre di più immagine di Dio. Ora, nello stesso atteggiamento di Francesco si può riconoscere un modello di questo stile formativo. Vorrei terminare la mia presentazione fortemente teoretica con alcuni elementi educativi che la prima generazione francescana ci propone con l'esempio dello stesso San Francesco e il suo modo di agire educativamente. Questo modello formativo di Francesco ci presentano le prime biografie e i primi testi di una riflessione sugli inizi del francescanesimo sulla base dei propri scritti di Francesco. Difatti, i testi ci presentano la figura di un San Francesco
come educatore con un suo proprio modo di procedere formativo e educando. Primo punto di questa educazione, di questa formazione, sono 5 punti. Il primo: educando e formando gli altri, Francesco agisce con semplicità. Meno male che non ha frequentato l'università. La sua semplicità non è solo il comportamento di un cuore umano, genuino, puro e liscio. La sua semplicità crea un taglio di comportamento che vuole proporre uno stile alternativo a un mondo dove comanda il più forte, il più furbo e il più intrigante. La proposta della sua semplicità non segue le strade del maggior profitto e il tasso di crescita economica a prezzo di tanti poveri ed emarginati. La sua semplicità non vuole fare guerra. Con la sua semplicità, Francesco vuole educare alla inclusione di tutti che in qualche modo nella società sono i perdenti. La sua semplicità educa alla accoglienza, alla ospitalità, alle porte e agli cuori aperti. Secondo punto. Importante per Francesco sembra di educare verso una meta, un fine. Difatti, in un mondo disorientato, lui offre un orientamento. Lo stile del suo essere un itinerante non si confonde con l'essere un vagabondo senza destinazione. Quando Bonaventura ha iniziato il suo mandato di ministro generale, la prima cosa che ha fatto scrivere una lettera dura ai frati di non fare i vagabondi in questo mondo, ma di fare itineranti. Lo stile del suo, di Francesco, essere un itinerante non si confonde con l'essere un vagabondo senza destinazione. La sua libertà dell'essere un forestiero in questo mondo è indirizzato e mira verso obiettivi ben precisati nella sua fede. Terzo, appariscente è che Francesco nel suo piano intuitivo di formare non procede mai da solo, coinvolge gli altri e in modo particolare gli stessi formandi. Francesco qui crea un vero spirito fraterno. Quarto, il suo modo di educare è una vera provocazione. Lui provoca l'altro di far venire fuori di sé quello che è di buono. Lui provoca le tendenze positive e li rinforza. Lui provoca anche quel bene nella persona che forse è nascosto,
impedito dalla delusione, impedito da tanti pregiudizi, impedito dalla aggressione e dalla rabbia. Francesco anche in queste situazioni riesce a provocare il bene. Lo fa venire fuori per il bene della persona e dell'ambiente e anche della Chiesa. Questa provocazione come forma educativa e intuitiva, spesso spontanea, molte volte non conforme alle regole della società e anche qualche volta non conforme alle regole della stessa Chiesa. Provocando il bene che si trova in ognuno, lui orienta a vivere i valori del Vangelo. Quinto e ultimo punto. La sua formazione non è tanto teorica, ma sperimentale. Lui non fa educare con tante parole, anzi dice, come Gesù stesso ha detto, una parola approvata, si deve dire le cose con poche parole. Lui non fa educare con tante parole, ma con l'esempio, con il mettere immediatamente in pratica di vita. Si impara facendo, si impara vivendo. In questo contesto lui stesso vuole dare l'esempio. Non chiede di nulla dagli altri che lui stesso non è disposto a praticare. In questo senso, l'educatore o il formatore francescano è un provocatore. Deve provocare il nucleo del bene, del bello e del vero nell'altro, affinché l'altro trova gusto nel far maturare le sue qualità personali che corrispondono all'essere persona e immagine di Dio. La provocazione deve portare alla gioia del gustare. Ecco, con queste parole, grazie alla vostra pazienza. Okay.